Nasia Shaheen è stata arrestata. La notizia, che avete appena ascoltato, è sorprendente. Il terzo anniversario della morte di Saman Abbas sarà commemorato con un significativo sviluppo nel caso, l'arresto di sua madre, identificata come la possibile esecutrice del delitto. Saman, nota come l'Italian Girl sui social media, è stata brutalmente uccisa a soli 18 anni dai suoi genitori, Shabbar Abbas e Nasia Shaheen, condannati di recente all'ergastolo dai giudici. La ragione dietro questo atroce crimine risiederebbe nella relazione sentimentale che la ragazza aveva instaurato con Saqib Ayoub, suo connazionale di 23 anni. Nasia era latitante dal 1 maggio 2021, il giorno in cui lasciò l'Italia con il marito, poco dopo l'omicidio di Saman, venendo ripresa dalle telecamere dell'aeroporto. Le sue tracce sono state perse fino a un paio di settimane fa, quando è stata rintracciata in un villaggio nel Punjab, ai confini con il Kashmir, grazie all'operato dell'Interpol e della Polizia Federale Pakistana. Su di lei pendeva un mandato di cattura internazionale ed è stata trasferita a Islamabad per il processo di convalida. Il marito è stato arrestato e portato in Italia prima dell'inizio del processo di primo grado, conclusosi lo scorso dicembre con la condanna all'ergastolo per entrambi i coniugi. Anche se non è stato possibile determinare con certezza chi abbia effettivamente strangolato Saman, i giudici hanno stabilito nelle motivazioni della sentenza che, con una tragica certezza, i genitori hanno portato letteralmente la figlia alla morte. Danish Asnain, lo zio di Saman, è stato ritenuto l'esecutore materiale del delitto e condannato a 14 anni di reclusione. Quello che emerge dalle 600 pagine della sentenza è un dettaglio ancora più inquietante. Non si può escludere con certezza che anche la madre di Saman abbia attivamente partecipato all'omicidio. Nelle immagini delle telecamere che riprendono la famiglia prima del terribile omicidio, la madre di Saman appare lucida e determinata, ma poi scompare per un minuto dal campo visivo delle telecamere. Ciò che segue è la ricostruzione delle responsabilità della madre nell'omicidio della propria figlia, basata sulle indagini condotte dagli inquirenti. La sera fatale era scoppiata una lite violenta a causa del fratello di Saman, Ali Haider, che aveva registrato alcune conversazioni della sorella. A quel punto i genitori avevano apparentemente deciso di porre fine alla vita della figlia ribelle, chiamando ripetutamente lo zio. Per i giudici, già da quei momenti emergono la determinazione e la risolutezza della madre, evidenti dalle intercettazioni telefoniche che ne rivelano un carattere tutt'altro che succube. Si ritiene inevitabile che la donna abbia partecipato attivamente alla decisione sulla sorte di Saman. Ciò è confermato dal fatto che è stata proprio lei a condurre la figlia in quella strana passeggiata all'esterno, in un orario del tutto inusuale. Ulteriori telefonate tra i fratelli si intensificano quando la madre rientra in casa, dalle 23:06 in poi, dopo essere tornata all'esterno e aver compiuto una seconda passeggiata lungo la strada, ancor più inquietante della prima. I giudici hanno osservato anche i comportamenti eloquenti ed espressivi dei genitori di Saman di fronte alla tragica morte imminente della figlia, in particolare quelli della madre, Nasia Shaheen. La donna, con gesto risoluto, blocca il marito e si avvia sulla strada con Saman per quel minuto che non esclude la possibilità che sia stata lei l'esecutrice materiale dell'omicidio della figlia. Al contrario, il padre di Saman, Shabbar Abbas, appare tormentato, mostrando segni della drammaticità della situazione, ma rimane a guardare senza intervenire. Quindi, nonostante il manifestarsi di disorientamento interiore nel comportamento del padre della ragazza, il fatto che egli rimanga passivo e non intervenga conferma la sua piena adesione psicologica all'atto precedente alla sua consumazione. Ciò lo porta ad aspettare invece di impedire che altri portino a compimento la decisione che, evidentemente, ha contribuito a prendere e desiderato. In seguito entrambi i coniugi rientrano in casa e il padre di Saman esce di nuovo per recuperare lo zaino della figlia, che non verrà mai ritrovato. Dai documenti della sentenza emerge un quadro in cui Saman è stata tradita e abbandonata da tutta la famiglia. Anche il fratello, Ali Haider, secondo i giudici, ha dimostrato di essere interessato soltanto alla tenace difesa di se stesso. Inoltre, Saman
è stata abbandonata anche dal ragazzo di cui si era innamorata. Il 30 aprile Saqib aveva scritto a Saman: «Tu sei andata con la mia volontà e uscirai con la mia volontà finché non trovi i documenti». Effettivamente Saman aveva lasciato temporaneamente la comunità in cui risiedeva per recarsi a casa dei genitori e recuperare i suoi documenti, come era sua intenzione da alcuni giorni. Una volta lì aveva aperto il suo cuore a Saqib, condividendo le sue paure. «Io comunque oggi vado via, molto lontano da tutti voi». Davanti ai carabinieri, in seguito alla scomparsa di Saman, Saqib ha fornito ulteriori dettagli. «Io ero consapevole del pericolo che correva tornando a casa e non ero d'accordo su questo, in quanto sono a conoscenza del fatto che il padre aveva minacciato di uccidermi se non la lasciavo». Saqib si è presentato davanti ai carabinieri con il cuore spezzato per la scomparsa della fidanzata, mostrando l'abito da sposa che avevano acquistato insieme e condividendo i loro sogni. Si è anche costituito parte civile nel processo contro i parenti di Saman, ritenendo di avere diritto a un risarcimento. I giudici, però, lo ritengono responsabile di aver illuso Saman e di non avere alcun diritto. Questo è emerso non solo dalle chat tra i due, ma anche dalle conversazioni trovate sul suo cellulare. Il 1 maggio 2021, poche ore dopo la scomparsa di Saman, Saqib ha chattato e corteggiato una sconosciuta. Inoltre, in passato, aveva avuto scambi di messaggi amorosi con altre ragazze.